parecchie panchine di Serie B che hanno cambiato proprietario. Diciamo che è iniziato il vazzo degli allenatori, se è vero come è vero che già ci sono stati 9 esoneri in soli 13 giornate di campionato. Sì, pensavamo di aver lasciato alle spalle con la Serie C questa pessima abitudine di sostituire l'allenatore alla prima difficoltà, ma vediamo che anche la B, che di solito è categoria virtuosa, si lascia andare a questi comportamenti. E stride, bisogna dire, da un punto di vista proprio della logica, se noi consideriamo per esempio che in Serie A quest'anno 9 panchine su 10, o meglio, il 9 tra le 10 panchine meglio classificate l'anno scorso non hanno cambiato l'allenatore. Quindi c'è qualcosa che sfugge, almeno secondo criteri razionali, e che giustificherebbe questi mutamenti così repentini. Clamoroso è quanto successo a Como, dove il tecnico Moreno Longo è stato esonerato dopo aver vinto una gara in trasferta con la squadra in piena zona playoff. Questo conforta un po' quello che dicevamo, cioè non tutti gli allenatori sono stati sostituiti perché le cose non andavano bene. Rispetto a Como penso ci sia dell'altro, mi viene in mente un po' quello che successe con Guardiola a Brescia, cioè Guardiola andò prima alla fine della carriera a giocare un po' per fare praticantato da allenatore, e così è successo a Fabregas, che l'anno scorso è stato a Como senza certamente brillare e che si è trovato praticamente dopo qualche mese sulla panchina delle giovanili una panchina importante già pronta. Bene, è tutto per questa anteprima sport, rimanete con noi gentili telespettatori perché fra qualche istante partirà la sigla di RTC Catanzaro Sport speciale derby. Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati per questo 16° appuntamento stagionale con RTC Catanzaro Sport Speciale Derby, la trasmissione di approfondimento sulle vicende delle acque del Giallorosso che normalmente va in onda ogni lunedì con inizio alle ore 21, questa sera eccezionalmente martedì, soltanto perché ieri sono state impegnate le varie nazionali azzurre, tra cui quella principale che ha pareggiato in Germania con l'Ucraina e quindi ha guadagnato la via del Germania Europea 2024. E come sempre siamo in onda in TV, sul web, sul canale YouTube di RTC e da quest'anno, grande novità, siamo presenti anche in radio. Dopo la sosta del campionato, dicevo in concomitanza con gli impegni della Nazionale Azzurra, riprende domenica prossima il campionato di Serie B e per il Catanzaro incombe l'impegno casalingo con il Cosenza. Un derby che ritorna dopo 33 anni e che si preannuncia entusiasmante, considerando anche che le due formazioni attualmente occupano in graduatoria la zona playoff rispettivamente con 21 e 19 punti. Comunque, prima di addentrarci in quelli che saranno i temi di questa serata, ricordo a tutti i telespettatori il numero per prenotarsi ed intervenire per esprimere le loro opinioni, ovvero 347-0101-568, ripeto 347-0101-568, ricordando agli stessi che potranno anche inviare messaggi tramite WhatsApp al numero 347-45-10-582, ripeto 347-4510-582. Bene, dopo aver salutato i miei compagni di viaggio Fabio Migliaccio ed Alberto Scerbo, grazie Fabio, grazie Alberto, buonasera. Vado a dare il benvenuto a Fabio Di Sole, ex calciatore del Catanzaro e aggiungo l'unico che ha giocato col Cosenza, col Catanzaro e con la Regina insieme a Mario Situm, attuale calciatore in forza al Catanzaro. Buonasera, grazie, buonasera a tutti, grazie.
un graditissimo ritorno il collega Antonio Strongoli. Grazie Antonio. Buonasera. Allora, nel corso della serata, stasera abbiamo una serata un po' particolare perché dobbiamo stare nei tempi, avendo come ospite già subito, fra poco, con i videomessaggi dei tre calciatori ex del Catanzaro, Nicola Ascoli, Enrico Nicolini e Agostino Jacobelli, abbiamo anche i due sindaci al telefono, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, avremo anche due tecnici in diretta Skype, precisamente Agatino Cuttone, e abbiamo anche praticamente, per quanto riguarda il Cosenza, l'ex Roselli. Abbiamo poi le interviste dei tifosi, abbiamo un Amarcord, insomma ne abbiamo per molto tempo, speriamo, però dobbiamo sempre attenerci scrupolosamente a quelli concessici. Allora, domanda per riscaldare i motori. Parlavamo di sosta, Fabio, non riferisco a Fabio Di Sole, naturalmente. Possiamo definire una sosta salutare da tutti i punti di vista? Sì, una sosta salutare soprattutto di meditazione, ma ancora di più di preparazione verso una partita che già si presenta importante di per sé, perché un derby è sempre una partita importantissima al di là dei campanilismi, ma poi perché viene dopo probabilmente il periodo meno buono della gestione Vivarini a Catanzaro, vale a dire dopo tre sconfitte consecutive che secondo me non intaccano minimamente quello che è il cammino di questa squadra, che sta facendo cose spettacolari in questa categoria e sta esprimendo secondo me il miglior gioco che si possa vedere in cadetteria. È iniziata la settimana pre-derby, Antonio, una settimana aspirazioni, riflessioni, un po' di tutto. Sì, una settimana certo particolare, perché sappiamo quanto è sentito per le tifose, quanto è sentita Cosenza, per cui indubbiamente è una settimana importante, fermo restando che però in tal senso Vivarini sarà fondamentale, dovrà riuscire a far comprendere ai calciatori, più che altro ad evitare che i calciatori vengano attinti negativamente da questo clima, e quindi si responsabilizzino troppo, per cui dovrà in certo modo rimanere sui binari, far comprendere che la partita vale comunque 3 punti, in quanto tale va giocata con la giusta attenzione, esulando da quello che succede sugli spalti. Alberto, preparando un derby tanto importante quanto sentito. Ma sicuramente il derby con il Cosenza in realtà è forse il vero derby della Calabria, cioè quello più sentito tra Catanzaro e Cosenza per ragioni di vario tipo, ragioni storiche, ragioni di vicinanza, ragioni di tutti i tipi, anche per alcune vicende che nel corso degli anni hanno interessato un po' le due tifoserie, che hanno creato a volte anche scontri verbali e scontri fisici che si vorrebbe che si evitassero in questa circostanza. Il derby è una partita particolare, ovviamente ha un sapore del tutto diverso da tutte le altre partite, però ha ragione Antonio, in realtà quello che bisogna fare è semplicemente mantenere i piedi per terra, essere molto tranquilli, molto sereni. Io mi auguro che in questo periodo di sosta si sia compreso quali sono gli accorgimenti necessari per evitare di rimanere troppo scoperti e quindi evitare quelle tre sconfitte, di evitare altre situazioni negative che insomma è meglio evitare. Quindi insomma mi auguro che tutto questo sia servito e che la partita possa essere incanalata sui giusti binari. Possiamo definirlo, Fabio, una settimana soprattutto di meditazione. Sì, perché di solito si dice che le partite così importanti non arrivano bene quando si fanno precedere da una sosta, però sono d'accordo che per il Catanzaro serviva questa sosta, non solo per i tre risultati negativi, perché secondo me perché venivamo con qualche giocatore acciaccato, qualcuno che era sulla via del recupero, qualcuno che era squalificato e che quindi
rientra dopo 15 giorni. Io mi auguro che non abbiano meditato troppo, perché sono d'accordo con Antonio, sì, è una partita importante, però in questo momento non è una partita decisiva. Penso ad esempio alla gara Catanzaro-Crotone dell'anno scorso, ecco, quella fu una partita che fu secondo me determinante per il prosieguo del campionato. Catanzaro-Cosenza secondo me è importante, sarà importante da un punto di vista psicologico, però come diceva il mio omonimo, il Catanzaro ha fatto benissimo fino ad ora, quindi qualsiasi risultato non cambierà assolutamente il futuro del Catanzaro, sempre se venga gestito con la lucidità, dico io, e la serenità che di solito Vivarini sa dare alla squadra. Intanto è una cosa meravigliosa che un derby del genere si giochi in alta quota, perché come dicevi le squadre occupano posizione attualmente da zona playoff, e forse oggi non comprendiamo bene cosa significa zona playoff in Serie B, perché alla fine della regular season comunque se ci sei ti giochi una speranza di approdare nell'Olimpo del calcio, quindi ben venga questo derby d'alta quota e sicuramente sarà una bellissima partita. Antonio diceva, ha mandato un assist da ex calciatore Fabio, e diceva appunto la zona playoff è molto importante, bisogna anche guardarla, soprattutto guardarla. Il Catanzaro l'ha vista già dall'inizio del campionato, se è vero come è vero che dopo 2-3 giornate Catanzaro era addirittura vice capolista, secondo in classifica. Sì, il Catanzaro ha fatto fino ad ora un campionato, io sottoscrivo appieno quanto ha detto Fabio, insomma, il Catanzaro ha fatto un campionato pressoché perfetto, anche in considerazione del fatto che comunque è una neopromossa con giocatori che non si sono mai confrontati a questo livello e che si stanno scoprendo anche a loro agio, per cui è una zona che la zona playoff va preservata, perché comunque ci devono essere delle ambizioni, anche in ragione del fatto che la salvezza a questo punto, insomma, è un obiettivo nonostante le tre sconfitte, diciamo, ampiamente alla portata anche alla luce del gioco espresso e dei valori assoluti delle altre squadre. Per cui il Catanzaro deve assolutamente riprendere a vincere e il gioco che è espresso anche in queste tre sconfitte non può che lasciarci fiduciosi. Allora possiamo partire con i tre videomessaggi di tre ex calciatori legati al Catanzaro. Tre sconfitte al cospetto di Como, Modena e Venezia hanno rallentato la corsa dei giallorossi alle primissime posizioni in classifica, però era abbastanza normale, prevedibile pensare che il Catanzaro non avrebbe potuto continuare con la meravigliosa striscia con cui è iniziato il campionato. Ora le cose stanno assestando, comunque nonostante tutto si ha 2 punti dal terzo posto, quindi campionato non dignitoso, secondo me è molto molto positivo. Prossima partita, un derby calabrese a cui i tifosi tengono in modo particolare, e ovviamente ci sarà un avversario come il Cosenza che sta facendo comunque un buonissimo campionato, quindi sulla carta potrebbe essere una bellissima partita, e soprattutto mi auguro che sia una bellissima partita sia in campo che sugli spalti. Terza sconfitta consecutiva del Catanzaro a Venezia, purtroppo è un periodo che dice male alla squadra giallorossa, 3 partite una diversa dall'altra, mentre nella prima a Como forse la squadra non ha riso al massimo, nelle ultime 2 sia in casa con Modena che a Venezia la squadra ha ritrovato il suo gioco, la sua identità, perché con Modena ricordiamo bene che la squadra ha fatto abbastanza bene, al 90esimo ha preso la traversa e in una ripartenza al 97esimo l'ha persa. Domenica la squadra, dopo il vantaggio del Venezia, aveva recuperato sull'1-1, ma all'ultimo minuto del primo tempo ha preso questo gol sul 2-1, ma al secondo tempo la squadra ha palleggiato come palleggia bene le squadre di Vivarini, ha avuto un grosso possesso di palla e purtroppo non è riuscita a vincere. Comunque bisogna tenere alto l'entusiasmo, 13 partite e 21 punti sono un buon bottino per il campionato che deve fare Catanzaro, poi tutto quello che viene è di guadagnato.
La prossima partita c'è il derby. Io, il derby, quando parlo di derby, io ne ho fatti 4, mi sembra, lo ricordo ben volentieri. Il derby è una partita a sé, è una partita che bisogna portare il cuore oltre l'ostacolo. È una partita molto sentita, io me lo ricordo anche nelle settimane in cui alla domenica si giocava il derby, tutta la settimana c'era lo stadio, non dico pieno, ma c'era tanta gente allo stadio e in città c'era un entusiasmo incredibile. Quindi spero che questo entusiasmo ci sia anche in queste 2 settimane, perché c'è la sosta e spero che il Catanzaro vinca. Sono veramente contento di questo inizio campionato, tranne la partita col Parma, dove è partita male ed è finita peggio. Credo che in tutte le altre partite il Catanzaro abbia fatto ottime prestazioni. Sono convinto che può fare ancora meglio, perché ha sia gli uomini, sia la qualità tecnica, un bravo allenatore, come abbiamo sempre detto. Una società strutturata, quindi per far bene. Sono contentissimo di questo inizio campionato. Sono le emozioni più grosse, vedere tanti tifosi a Genova, la Sampdoria, è stata emozionante come tutte le altre partite. E niente, adesso ci avviciniamo a una partita che sì, vale 3 punti come tutte le altre, però per noi ha sempre un sapore diverso, perché il derby è il derby. E lo sentiamo tanto. E mi ricordo tantissimi derby, di aver fatto tantissimi derby, e quindi è una settimana particolare, ma credo che i nostri ragazzi porteranno alto il colore giallo-rosso anche in questa partita così importante. Fabio, votati all'ottimismo questi 3 ex nostri calciatori. Sì, tra l'altro per loro è più facile, passami la battuta, perché hanno fatto una carriera splendida e a Catanzaro hanno lasciato uno splendido ricordo. Con loro si vinceva e quindi ripartiamo appunto da questo ottimismo, come dici tu. Alberto, 2 squadre, 2 formazioni che si presenteranno domenica al Ceravolo con 2 stati d'animo decisamente diversi. Catanzaro è reduce da 3 sconfitte e il Cosenza da 3 risultati positivi. Ma sì, sicuramente forse l'elemento psicologico è diverso per Catanzaro e Cosenza, però è anche vero che le sconfitte del Catanzaro sono arrivate su episodi dove, insomma, in realtà il gioco che è stato espresso è sempre stato uno splendido gioco, la squadra in realtà c'è stata anche in quelle circostanze, ragion per cui non c'è da, penso neanche da essere con atteggiamento negativo, perché insomma il Catanzaro ha dato dimostrazione di essere una squadra forte che sta bene in quella posizione e che deve però ovviamente qualche cosa sistemarla, e mi auguro che l'abbia sistemata strada facendo. Il Cosenza è una squadra forte, come diciamo anche le cose come stanno. La partenza è stata un po' stentata, Caserta si è dovuto adattare anche a gioco, a moduli, ha cambiato strada facendo anche gli schemi, ma insomma Cosenza è una squadra forte. E io penso che al di là di tutto il derby permetterà a tutte e 2 le squadre di esprimere il meglio possibile. Quindi io da questo punto di vista sono positivo sulla prestazione del Catanzaro, sarà sicuramente una grande prestazione. Fabio, come dicevo in apertura, nella presentazione, tu hai giocato con Catanzaro, con Cosenza, con la Regina. Ecco, da ex calciatore, come ci si prepara ad un derby, in particolare al vero derby così definito della Calabria? No, è certo che sotto l'aspetto emotivo è davvero una partita particolare, perché tu senti le pressioni da parte della gente che tiene a vincere una partita del genere, tu senti le pressioni perché anche la stampa ne parla forse più del dovuto. Ci metto che credo che in qualche modo domenica possa essere una partita da sliding doors, come si dice in inglese, per il Catanzaro più che per il Cosenza, perché io sono convinto che il Catanzaro farà la prestazione delle ultime partite e ha le carte in regola per mettere in difficoltà il Cosenza, per metterlo nella sua metà campo. Io credo che se ne veniamo a capo domenica di questa difficile partita, perché come diceva Alberto, il Cosenza nei singoli giocatori, nei valori tecnici dei singoli giocatori, credo che non sia inferiore al Catanzaro, e ci metto un anzi successivo.
Ma se ne veniamo a capo, io credo che sarà veramente la convinzione, la svolta, la convinzione che questa squadra, a parer mio, si giocherà qualcosa di importante, perché ha dimostrato di poterlo fare se gioca da collettivo, se gioca col collettivo, con tutti i suoi effettivi in campo. Antonio, un'occasione buona per un grande riscatto, soprattutto ai fini della graduatoria. Sì, praticamente via esclusiva ai fini della graduatoria perché è pacifico, il Catanzaro abbia sempre offerto la prestazione giusta. Diceva il professore Scerbo, le sconfitte sono venute su episodi. Io aggiungo sulla nostra poca attitudine a fare il famoso fallo tattico, insomma. I due gol col Modena ne sono la prova, il secondo gol col Venezia anche, per cui forse il primo gol invece col Venezia bisognava evitare di fare fallo. Ma comunque a parte tutto, il Catanzaro ha sempre offerto la prestazione, per cui il riscatto deve essere solo in un'ottica di punti racimolati che di certo non sono in linea con le prestazioni offerte e il gioco delle aquile. Fabio, questa settimana è stata utile al tecnico Vivarini soprattutto per mettere a fuoco quegli errori che hanno causato proprio tre sconfitte consecutive, figlie, possiamo dire, degli stessi errori col Modena, gli stessi errori col Venezia, gli stessi errori col Como. Sì, no, io l'abbiamo detto che forse abbiamo pagato l'eccessiva animosità in dei momenti della gara, però qualcuno, e quindi come dire, mi confutò da me stesso quello che io avevo detto, ha affermato che forse senza questo spirito il Catanzaro non avrebbe avuto 21 punti in classifica, quindi è vero che il Catanzaro spesso si è trovato sbilanciato in avanti, però è altrettanto vero che questa sua mentalità gli ha permesso fino ad ora di fare quei 21 punti che ci fanno stare molto tranquilli. È chiaro che al di là delle dichiarazioni di facciata di Vivarini in conferenza stampa, il mister non sarà sicuramente contento di quello che è avvenuto, però qualcosa nel frattempo, secondo me, in queste 2 settimane è cambiato. 2 settimane in più sulle gambe di Situm, Brighenti che ha recuperato da qualche piccolo acciacco, la possibilità che giochi Verna, che è indispensabile in questa squadra, quindi troveremo, secondo me, il vero Catanzaro nuovamente. Adesso, a prescindere da tutto, non credo che questa squadra, per quello che ha fatto fino adesso, in un anno e mezzo, riesca a fare altro, sia di pensiero che come atteggiamento. Io, guarda, ritornando sugli episodi che hanno portato alle sconfitte di Modena e Venezia, io ci vedo pure il bicchiere mezzo pieno e ti spiego perché. Perché se è vero che fra noi tifosi serpeggia il pensiero del doverci salvare, io credo che da parte di chi sta lì dentro, allenatore, squadra, e ci metto pure società, 21 punti dopo 10 partite, secondo me si crea un retropensiero di guardare davanti, non in basso. E allora capisci che la mentalità della squadra nell'andare a Venezia, dopo aver raggiunto il pareggio e voler vincere, io la trovo positiva. Che poi gli errori individuali probabilmente possono essere figli di questo atteggiamento, di questo modo di pensare. Questo è pacifico, però poi in campo ci sono anche i giocatori. Io credo che a Venezia siano stati commessi degli errori individuali di alcuni giocatori che fino adesso hanno giocato sempre al top per tutto il resto delle partite. Come si appronta? Sono d'accordo, Appunto, no, questa. no, nel senso sono d'accordo su questo fatto. Anche quello che diceva prima Fabio, ma che poi abbiamo detto anche nelle trasmissioni precedenti. Cioè noi abbiamo preso questi gol perché abbiamo quell'atteggiamento, cioè la squadra gioca in quel modo e si espone anche a quel tipo Ma di. anche perché non credo che riusciremo a stare dietro nella nostra metà campo per poi giocare di contropiede, perché non ce l'abbiamo non lo nelle faremo corde, mai. non ce No. l'abbiamo nelle caratteristiche nemmeno dei nostri Cioè, attaccanti. fuori dal Quindi Catanzaro questo. non lo faremo mai. No, l'unica cosa su cui forse io penso che Vivarini avrà lavorato in queste 2 settimane è qualche leggero accorgimento nella fase difensiva, soprattutto perché poi non dimentichiamo che noi abbiamo preso
le reti all'ultimo minuto del primo tempo con il Venezia, all'ultimo minuto della partita con il Modena, dove effettivamente la foga della necessità o della voglia di vincere, il modo di giocare sicuramente porta a fare quel tipo di gioco. Però qualche leggero accorgimento su, diceva prima Antonio, il fallo tattico, un po' di, come dire, di essere un po' più riparati dietro magari in determinate circostanze per non prendere quelle ripartenze avversarie, insomma, su questo si può lavorare senza snaturare affatto la squadra. Allora, andiamo ora, vediamo un po' le ultime volte di questo derby giocato al Ceravolo. E partiamo dalla Serie B. In Serie B, l'ultima volta che si disputò Catanzaro, cioè, Cosenza al Ceravolo, finì 0-0. Eravamo nel 18 marzo del 1990. Per quanto invece concerne la Serie C, è più recente perché Catanzaro-Cosenza si è disputato proprio il 19 novembre del 2017. Il Catanzaro vinse 2-1 con le reti di Zanini e Letizia per il Catanzaro e Dorazio per il Cosenza. Diciamo che i precedenti Fabio Di Sole sono sempre a favore del Catanzaro. Questa si chiama Cabala. Speriamo che resista e non venga sovvertita. Vedo che Dorazio è superstite di questo derby. Mi sembra che è il capitano Esatto, del Cosenza. Quindi auguriamoci perfetto. che subiscano una nuova sconfitta. Ma sono numeri, Mario, sono numeri. Antonio, si è detto che questo Catanzaro Cosenza, dicono i tifosi, io non sono d'accordo, perché è una partita come tutte le altre, una partita di calendario, sia pure sentita, eccetera. Ma non è che da questa partita poi dobbiamo giocarci un campionato. Comunque è la partita più attesa dalla tifoseria. I giocatori non vorranno deludere i tifosi che occorreranno numerosissimi, già lo stadio è pieno, quindi voglio dire, questo inciderà molto. Stadio sold out, grande pubblico. Sicuramente è una partita importante, è una partita attesa, però il tifoso dopo il momento di entusiasmo e di euforia deve avere senso della misura. È una partita che comunque non sarà la chiave di lettura per comprendere che tipo di campionato potrà fare il campionato, e anche il Catanzaro e anche il Cosenza, perché sono due squadre forti, due squadre attrezzate, e di certo una partita dove si vedrà anche il carattere e le capacità di reazioni con riferimento al Catanzaro, che come sappiamo viene da tre sconfitte, peraltro immeritate, però non è una partita determinante ai fini di dimensionare il Catanzaro all'interno dell'attuale serie cadetta. Deve essere una giornata di festa per tutti, diciamo, indipendentemente. Poi noi diciamo forza Catanzaro, a Cosenza diranno forza Cosenza, ma diciamo il campo poi deciderà sempre come al solito. Allora, in fase embrionale sì, deve Bel essere convento. una giornata di festa per tutti. Da un certo punto di vista, da una certa parte in poi del pomeriggio, mi auguro lo sarà solo per noi. No, vabbè, una grande giornata di sport, una grande risposta del pubblico, sia da parte dei catanzaresi, sia da parte della tifoseria cosentina. Nonostante nell'ultima gara interna abbiano registrato il minor afflusso della stagione, sia una stagione decisamente positiva rispetto alle precedenti, per cui sì, una grande giornata, una partita attesa, c'è un bel clima in città. Fabio, una giornata importante di sport, tanto attesa, ma che approccio deve avere il Catanzaro? Catanzaro deve avere un approccio di una squadra innanzitutto arrabbiata, incazzata perché ha perso due partite che non meritava, e deve avere l'approccio della squadra che vuole vincere per guardare in alto, perché io sono sicuro che la squadra guarda in alto e sono sicuro che ci staremo in alto, anche perché gennaio è vicino e là si andranno a trovare quei giocatori funzionali che renderanno questa squadra ancora più forte. Fabio, mi pare che alcuni messaggi parlano di questa rabbia agonistica che il Catanzaro dovrà mettere sin dall'inizio. Sì, i messaggi dicono. Uno dice che sarà decisivo Van de Putte, un altro amico telespettatore dice che
dovremo stare attenti all'approccio iniziale, saranno decisivi i primi minuti e poi invita anche Iemmello a non cadere nelle provocazioni. Io penso che a Iemmello non ci sia bisogno di dirlo perché Iemmello, secondo me, è il valore aggiunto di questa squadra e ha dimostrato tra l'altro di essere decisivo nei momenti più importanti. Ricordiamo il primo gol di Catanzaro Crotone che secondo me diede una svolta a quel campionato, al campionato dell'anno scorso. E chissà che non l'abbia tenuti per questa partita fino Chissà, adesso. speriamo. Alberto, ma diciamo un Gemmello in gran forma più nella fase conclusiva che non Sì. nella fase di rifinitura Sì. andrebbe bene, comodo al Catanzaro, anche perché lui con il Cosenza ha sempre giocato delle ottime Sì. partite e ha anche segnato. Ma ricordava Fabio giustamente la partita dell'anno scorso con il Crotone aperta con un gol di Iemmello, ma Iemmello è quello che in questo momento a noi manca della fase conclusiva, cioè sicuramente sta giocando molto in appoggio, sta giocando molto come se fosse una sorta di regista aggiunto, è utile anche da questo punto di vista, però noi servono i gol di Iemmello. Questo è quello che manca, io mi auguro che la partita con Cosenza possa determinare anche proprio il cambio di rotta anche di Iemmello, nel senso di iniziare da questo momento in poi a riprendere la sua carriera, la sua vita da cannoniere piuttosto che da rifinitore. Per fare il rifinitore ce n'è ancora tempo, un altro po' di tempo ci vuole. Fabio, tu che hai vissuto da calciatore, eccetera, hai detto come ci si prepara un derby, eccetera, ma il giocatore esula un po' da tutti questi discorsi ed entra in campo, oppure lui, diciamo, entra in campo in una speciale maniera, perché sente magari qualcosa. È soggettivo, Mario. Appunto, ma È tu chi meglio di te può sempre un esprimerci? discorso soggettivo, no? È chiaro che quando sei un giocatore esperto, vai avanti con l'età, hai fatto dei campionati importanti, queste partite le vivi con molto, molto tranquillità. Chiaramente, se sei un giocatore giovane, che hai giocato magari in piazze dove partite del genere non le senti nemmeno più di tanto, poi ti trovi, a giocare questa partita, a vivere la settimana antecedente a questa partita, è chiaro che emotivamente puoi pagare. Però io torno a ripetere, il Catanzaro è forte nel gruppo e credo che giocherà da squadra e saprà fare la partita da squadra come sempre. Bene, allora dalla regia mi fanno cenno che è pronto il collegamento, anzi abbiamo già in diretta Skype il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera. Grazie per aver accettato cortesemente il nostro invito. Allora, domenica derby al Ceravolo Catanzaro-Cosenza. Una gara tra due squadre della stessa regione dovrebbe essere sindaco, diciamo, un momento di festa oltre che di incontro. Beh, intanto una partita tra due squadre che stanno facendo un ottimo campionato e che quindi danno da questo punto di vista lustro alla Calabria. È sicuramente il derby forse più atteso nella nostra regione, per cui credo che con grande piacere ci avviciniamo a questa partita. È una partita, un derby che mancava da molto tempo, lo ritroviamo in una Serie B di alto livello. E come diceva lei, deve essere una festa. Io credo che il calcio viva di tante componenti, c'è ovviamente l'aspetto tecnico, l'aspetto atletico, però c'è l'aspetto anche di questo grande entusiasmo, di questa grande passione che la nostra città da sempre riserva alle partite di calcio. Quindi credo che sarà bellissimo anche assistere alla competizione tra le tifoserie. Nel derby ci sta anche la rivalità, ci sta anche lo sfottò, ci sta anche la voglia di poter vincere contro i rivali più sentiti. Però spero veramente, credo che tutto si manterrà dentro questa cornice. Penso che Catanzaro e Cosenza siano chiamate oggi a far vedere anche al resto d'Italia che la Calabria è una terra di civiltà, una terra di sportività in cui ci si diverte, si vive con grande passione, si vuole superare il cugino, ma si sta nei limiti di una partita di calcio.
Fabio Migliaccio. Buonasera Sindaco, Fabio Migliaccio. La sua passione è nota a tutti. Allora le volevo chiedere se ricorda dov'era nell'ultimo derby, quello del 90, quello della Serie B, e se avrebbe immaginato quel giorno che l'avrebbe rivisto in B da Sindaco di Catanzaro. Io ricordo molti derby, ricordo l'11 novembre dell'84, ero un ragazzino di curva, ricordo quella pioggia e quella felicità di quel 4-1, ricordo che poi nell'89 venni appositamente da Firenze per vedere quell'altro bellissimo successo, il 3-0 con i gol, con la tripletta di Palanca. L'ultimo derby io non l'ho visto, ero all'estero, facevo un periodo di studio in Spagna e quindi ricordo solo che telefonavo dalla Spagna durante la partita, perché non esistevano ancora i telefonini, per avere qualche aggiornamento dalla mia famiglia. Per me la partita col Cosenza è una partita davvero speciale, è la rivalità più sentita, è la rivalità più sentita dalla mia generazione, e anche però la sfida con una città a cui io debbo molto, perché io sono tornato in Calabria per lavorare a Cosenza, ho lì intessuto una serie di relazioni. Non abbiamo mai nascosto con i colleghi, con gli amici, questa rivalità tra Catanzaro e Cosenza, l'abbiamo però sempre mantenuto nei limiti corretti. Penso che questo sarà importante anche da questo punto di vista. Però insomma, ai derby sono legati tanti bei ricordi. Bene, Sindaco, come vivrà la sua giornata da sindaco tifoso, quella di domenica? La vivrò da sindaco più che da tifoso, perché comunque questa è una partita molto delicata. Noi domani abbiamo un comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, dobbiamo fare di tutto perché l'organizzazione sia impeccabile. La domenica sarà sicuramente una giornata anche dedicata a seguire un pochino l'andamento delle cose, e poi ricevo la visita graditissima del mio amico sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Dovrebbe esserci, credo, forse ancora non è ufficiale, però insomma dovrebbe esserci anche il Presidente della Regione insieme al Presidente del Consiglio regionale, per cui poi vedremo la partita, credo, insieme. Penso che questo possa essere anche un piccolo, diciamo, segnale, un piccolo esempio che come dal punto di vista, insomma, delle nostre cariche diamo alle due città. Quindi insomma io sono molto felice che venga il Sindaco di Cosenza. Siamo uniti da una bella amicizia e vedremo la partita insieme a lui. Quindi per rispondere alla sua domanda, con tutta la compostezza che richiede il ruolo istituzionale, il tifoso verrà un'altra volta. Sindaco, proprio prima di salutarci, ringraziandola per il tempo che ha sottratto ai suoi impegni, soprattutto familiari, di questa sì, sera. Stasera sì. Un pomeriggio suggestivo, diciamo carico di passione, però anche carico di grande entusiasmo. Sì, penso che questa sia una partita anche, credo che questo sia anche un tornante molto significativo della stagione per il Catanzaro, quindi il risultato di questa partita sicuramente varrà doppio, però insomma io non, tutti mi chiedono in questo periodo un pronostico, dico a voi quello che ho detto a tutti i vostri colleghi. Nel calcio mi riservo un piccolo spazio di superstizione, per cui pronostici non ne faccio. Vedrò la partita da sindaco insieme alle altre autorità, farò tutti gli scongiuri, andrò con entusiasmo ma anche con la tensione con cui guardo la partita. Per me il calcio è in parte anche un po' sofferenza, quindi la sofferenza di questa domenica sarà massima, però poi speriamo di poter avere una bella domenica sera. Bene, grazie Sindaco Fiorita, noi tiferemo naturalmente Forza Catanzaro, vincerà il migliore, quello l'arbitro è l'unico giudice sul campo, dirà chi è più forte, se Catanzaro o Cosenza, ma al di là del risultato sportivo, due tifoserie, che sia davvero una giornata di festa. Grazie Sindaco Fiorita, assolutamente. Buona grazie. Serata. Buona serata. Bene, allora Antonio, mi pare che le premesse ci sono a parole, poi bisogna vedere cosa succederà sì, sul campo e sugli spalti. Gli spalti sì, io il sindaco è stato verissimo, sarebbe anche inutile aggiungere
ha detto già tutto il sindaco, c'è grande entusiasmo, ha richiamato giustamente a un atteggiamento corretto che dovrà essere mantenuto sugli spalti, perché comunque il campionato continuerà, per cui l'obiettivo è comunque dare l'immagine di una tifoseria sana, di una tifoseria corretta. E consentimi di dire, perché il derby storicamente, hai detto, hai ricordato prima tu come soprattutto a Catanzaro le statistiche sorridano ai giallorossi. Sugli spalti mi sento di dire che le statistiche sono impietosamente a favore del Catanzaro, per cui questa potrebbe essere l'ennesima dimostrazione di una tifoseria matura e che al netto del risultato nel rettangolo verde vince sugli spalti. Alberto, il derby arriva dopo 13 giornate di campionato, alti e bassi per il Catanzaro, alti e bassi per il Cosenza. Siamo là, due punti in classifica dopo 13 giornate, lasciano il tempo che trovano. Ma al di là dell'aspetto del risultato, eccetera, ci potrebbe essere uno spiraglio per queste tifoserie? Non è che si può portare sempre alla lunga. Lo spottò è anche bello, però se fatto nei limiti, parlo sia come tifoso giallorosso che come tifoso rossoblu. Allora, io l'idea di fondo è questa: il rapporto tra Catanzaro e Cosenza è un rapporto che è sempre stato, come dire, di amore e odio, nel senso che sono le due città che in qualche modo sono rappresentative della vera Calabria per certi aspetti, senza nulla togliere alle altre città calabresi, e sono spesso questi scontri, queste divergenze nascono anche da malintesi, anche da situazioni, se vogliamo, abbastanza leggendarie, nei racconti che si fanno, che hanno onestamente in questo momento hanno poco senso. Cioè è giusto che ci sia la rivalità, il campanile ci deve essere, ognuno deve tifare e sentire la propria città e il proprio colore, però insomma deve finire lì. Bene, dopo aver sentito per telefono il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorito, abbiamo sempre al telefono il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Buonasera, sindaco. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, sindaco, al di là del risultato sportivo, che cosa ci si può attendere a livello di tifoseria? Beh, credo che ci si può attendere quello che accadrà, un tifo acceso, un sostegno forte alle rispettive squadre da parte dei tifosi, con inni goliardici, con spottò, con frasi sicuramente ilari, però onestamente non credo che si vada oltre questo. Sono convinto che sono cambiati i tempi, sono cambiate anche le tifoserie, sono sicuramente accese le dispute tra le rivali, sia in campo che sugli spalti, ma oltre a questi aspetti di sostegno passionale, ma anche folcloristici, non si andrà. Bene, il collega Alberto Scerbo. Buonasera, sindaco. Buonasera. Semplicemente una considerazione. Potrebbe essere, io mi auguro che questo derby sia la dimostrazione ulteriore della grande civiltà che regna nella nostra Calabria, perché noi i calabresi in realtà hanno sempre dato dimostrazione di grande civiltà, e forse il fatto, come lei dice, che queste differenze, queste rivalità persistono, ma si possono giocare veramente sullo sfottò, sullo scherzo, sulla goliardia, può essere anche un'ulteriore dimostrazione a tutti gli altri in Italia e nel mondo che effettivamente la Calabria è una terra di grande civiltà che può veramente insegnare a tutti qualcosa. Che dice? Io credo che sia assolutamente così, e credo che un comportamento di questo genere smentirebbe tutte le valutazioni avverse che ci sono nel resto del paese. Non è che ci prendiamo in giro, fuori dalla Calabria guarderanno non solo l'Italia sportiva a questo derby per dire ancora una volta male della Calabria. Io sono contrario a questo modo di intendere e di fare le cose, credo invece fermamente
che la Calabria dimostrerà attraverso anche la sportività dei rossoblù e dei giallorossi, che c'è una Calabria vera, che non è quella che spesso non si racconta, anzi che non è quella che si racconta, che è una Calabria invece fatta di grande civiltà, di grande rispetto dell'avversario e di grande rispetto per le regole del vivere civile. Per cui anche sul campo, pur nell'accesa rivalità delle squadre in campo e dei tifosi sugli spalti, ci sarà secondo me l'immagine di una Calabria migliore rispetto a quello che all'esterno possa apparire. Per cui sì, e anche questo sarà, credo, un momento di rafforzamento di quella che è la nostra convinzione, di quella che è la nostra percezione, perché noi viviamo la Calabria, che la Calabria è tutt'altro che quella che si vuole raccontare. Bene, allora a chiudere il collega Antonio Strongoli, 60 secondi. Anche meno. Buonasera Sindaco, sarò telegrafico. Alcune testate giornalistiche che trattano la Serie B hanno evidenziato come l'ultima gara, contrariamente alle precedenti, a vedere il Cosenza in casa vi era il miglior numero di tifosi da inizio stagione. Sentiamo invece che la tifoseria giustamente è particolarmente euforica e carica, i biglietti sono finiti in pochissimo tempo per il derby. Che clima si respira a Cosenza? E poi le pongo telegraficamente la medesima domanda che abbiamo posto prima al sindaco Fiorita: come vivrà il tifoso, se lei lo è, Caruso, il derby? Guardi, nella città è chiaro che un derby che non si vede nella Serie Cadetta da più di 30 anni è atteso con grande entusiasmo, tant'è che c'è stata una richiesta di maggiori biglietti rispetto ai 750 messi a disposizione dalla società, ma non per volere della società, bisogna dirlo, che c'è una commissione provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha dato questa disposizione non per il derby ma per tutto il campionato. È chiaro che si voleva da parte della tifoseria partecipare il più numerosi possibile, anche perché tanti sono i tifosi del Cosenza che seguono in trasferta la squadra del cuore. Non bisogna dimenticare che in ogni trasferta al nord ci sono anche più di 1000 tifosi che seguono la squadra, quindi essere a Catanzaro in un derby sentito, è chiaro che c'è un'attesa, c'è un interesse, c'è una passione, e io sono certo che anche tifosi non organizzati saranno a Catanzaro con i propri mezzi a seguire la squadra del Cosenza. I tifosi, io sono, non seguo il calcio come sport principale, però come tutti i cosentini abbiamo il rossoblù, abbiamo la squadra nel cuore, e credo che si viva questo derby proprio come un momento particolarmente alto di sportività e di competizione. Però lo sport è fatto di regole, le regole vanno sempre rispettate, e la sportività sarà ancora più esaltata dal rispetto delle regole, in campo e fuori campo. Io sono certo che sarà un bel derby, e io ti farò, come credo farà il sindaco di Catanzaro, per la mia squadra che è il Cosenza, naturalmente. Bene, mi pare giusto. Grazie Franz Caruso, sindaco di Cosenza. Grazie per aver accettato cortesemente il nostro invito. Vinca il migliore e buona serata e buon proseguimento a lei per il suo lavoro. Grazie, grazie a tutti quanti voi e buonasera a tutti. Allora, diciamo che Fabio, alla fine, tutto sommato, i valori dello sport devono emergere, altrimenti parliamo d'altro, insomma. Sì, io dico una banalità. Purtroppo quando si parla di violenza nel calcio bisogna essere banali, ma io... aspetto il giorno in cui prima di un derby, prima di una gara così, non si parla di violenza, specialmente, ed ecco che sono costretto ad essere banale e retorico, in un contesto in cui le guerre stanno praticamente rendendo difficile la nostra tenuta psicologica, parlare di Catanzaro e Cosenza e doversi preoccupare di eventuali incidenti mi sembra veramente squallido e veramente triste.
per la prima tranche dei tifosi, via col servizio. Il Catanzaro c'è, quindi analizzando le partite, le tre sconfitte, io penso che alla fine questo devono essere tre pareggi. Io dico che il Catanzaro gioca bene e prima o poi arriveranno anche i risultati. No, mister Vivarini io non devo dire niente, perché mette bene la squadra in campo, poi loro sanno, lo staff tecnico, come devono mettere. Noi siamo solo tifosi, magari dall'esterno come tifoso la vedi di meno, ma loro sanno come si devono muovere, tranquilli. Io credo che questa pausa per le nazionali sia arrivata al momento giusto. Era ora per il Catanzaro che si arrivasse a una pausa per resettare un po' la cosa. Le tre sconfitte consecutive non dovrebbero secondo me preoccupare, perché non abbiamo visto un Catanzaro in calo nel gioco. Forse ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco, anche se ha avuto, ma secondo me anche con molta sfortuna, la caratteristica di prendere troppi gol ultimamente. Però ecco, io dico che adesso è arrivato il momento di resettare un po' la cosa, il campionato si è cominciato a conoscere e quindi adesso si può ripartire con tantissima serenità. Sì, diciamo che al di là di quelle che erano le premesse, anzi siamo andati pure, come dire, al di là di, diciamo, di quello che erano gli inizi di questo, le premesse di questo campionato. Il fatto che comunque abbiamo iniziato questo scorcio di campionato iniziale conseguendo anche una serie di vittorie ci ha consentito anche adesso, diciamo, che abbiamo un calo più consistente anche fisiologico, di stare più tranquilli. E le sconfitte in Serie B ci stanno tutte, per cui dobbiamo soltanto, diciamo, ricaricarci mentalmente per comunque affrontare la prossima partita, che è una partita sicuramente importante. Ma io penso che questo Vivarini l'abbia messo diciamo, in conto. Si è alzata la qualità innanzitutto degli avversari, per cui comunque c'era da aspettarsi che le altre squadre comunque ci avrebbero aggrediti più alti e più alte, però in ogni caso io credo che comunque il mister non voglia snaturare la sua filosofia di gioco, quelli che sono i suoi dettami, i suoi principi, per cui ritengo che troverà il modo anche per continuare a sciorinare il bel calcio che ha sempre dimostrato di saper fare, però trovando i giusti correttivi soprattutto in fase difensiva. Da cui ecco, mi aspetto. Ti volevo chiedere, coperta corta in difesa? Sì, direi di sì, diciamo, lo dicono più che altro i numeri. Krastev non ha mai giocato peraltro. Però credo che la società di questo ne abbia contezza e credo che comunque interverrà poi in maniera abbastanza chirurgica nella sessione di mercato invernale. Ah, niente, noi dobbiamo fare un campionato tranquillo, con un'occhiatina ai playoff, se ci riusciamo, se no va bene lo stesso. Operato di mister Vivarini? Bene, diciamo che deve rivedere qualcosina perché siamo forse troppo spregiudicati. Cosa cambierebbe lei? In certe partite rinuncerei alla mezzala di squilibrio e metterei sostanza. Il Catanzaro si riprende abbastanza bene, a prescindere che ha un caposquadra che è all'altezza della situazione. Il campionato di calcio di Serie B, qualitativo, competitivo, inferiore o superiore agli anni scorsi? Guarda, non conoscendolo quello degli anni scorsi, però ci aspettavamo questo campionato, un campionato di alto livello, di squadre forti, di squadre che Parma, Venezia, squadre che si vede che mirano al salto di categoria. Catanzaro sta facendo il suo, però, campionato di buon livello. Adesso, dopo queste tre partite di fila, diciamo, con alcune sconfitte anche meritate, dobbiamo inquadrare che è un campionato diverso, dobbiamo inquadrarci su un'ottica diversa, un campionato più difficile dove le partite durano 95 minuti e non 60. Hanno subito capito come bloccarci nel nostro gioco, che è un gioco, secondo me, ancora tutt'oggi il più bello della Serie B, però hanno preso le contromisure, come è giusto che sia, con giocatori esperti come ci sono nelle squadre di Serie B, quindi c'era da aspettarselo, perché Vivarini è l'arma in più. Io penso che purtroppo
dobbiamo cercare di far bene, anzi benissimo, quest'anno per trattenerlo ancora, ma Vivarini è destinato ad altri palcoscenici, secondo me. Speriamo di arrivarci insieme. Vivarini? Nulla da dire. Dobbiamo avere solo un po' di pazienza e tutte le altre cose andranno avanti. Bene, siamo ritornati in studio, abbiamo ascoltato telefonicamente i due sindaci di Catanzaro e Cosenza e il nostro amico e collega giornalista, nonché direttore di produzione, Manuel Soluri, ci ha fatto sentire l'umore un po' dei tifosi, almeno in questa prima parte delle sue interviste che ha realizzato. Ora dovremmo avere in collegamento Skype il tecnico Giorgio Roselli, vediamo se è pronto. Ecco. Buonasera mister Roselli, buonasera. Buonasera a voi. Allora, oltre 700 il totale delle sue panchine, tre stagioni a Cosenza dal 2014 al 2017, prima ancora Alessandria, Triestina, Varese, Viterbese, Cremonese, formazione quest'ultima che ha portato dalla Serie C2 alla Serie B. Ma questa sera dobbiamo parlare un po' del Cosenza, anche perché tra l'altro abbiamo in studio l'ex calciatore del Cosenza, ha giocato col Cosenza, col Catanzaro e con la Regina, Fabio Di Sole. Allora, mister, tre stagioni a Cosenza dal 2014 al 2017. Domenica il derby al Ceravolo Catanzaro-Cosenza. Le chiedo, il Cosenza arriva al derby in zona playoff appena conquistata. Che gara sarà quella di domenica prossima al Ceravolo a suo giudizio, mister? Beh, uno spettacolo. Perché in quegli anni che ero io a Cosenza era una lotta in Serie C serrata, adesso invece non solo in Serie B ma anche per posizioni di prestigio. Il Catanzaro ci è arrivato velocemente in zona playoff, ci è rimasto, ora un leggero calo soprattutto per i risultati più che per il gioco. Il Cosenza ci è arrivato con un percorso un pochino più lineare, ma siamo lì, due punti di differenza, due squadre veramente belle che fanno onore alla Calabria. Bene, parlavamo dell'ex calciatore Fabio Di Sole. Fabio, a te il microfono. Buonasera mister, è un piacere ritrovarla. Ciao, buonasera. Io. Buonasera. Niente, una semplice domanda giusto a beneficio dei telespettatori, degli addetti ai lavori, perché a me qui in studio mi hanno chiesto come si prepara una partita del genere, ma io ho potuto rispondere solo da ex calciatore, allora la giro a lei. Da tecnico navigato e poi da persona riconosciuto in tutta Italia, veramente per bene, e un grandissimo allenatore. Come si prepara una partita del genere da allenatore? Beh, bisogna essere lì, ma vedo due allenatori, che uno un pochino più giovane che sta facendo molto bene, un ragazzo fantastico, Caserta, e Vivarini veramente sta facendo cose importantissime a Catanzaro, dunque sapranno benissimo come prepararla, ma non c'è un metodo particolare. Ogni allenatore ha il suo carattere, ha il suo modo di affrontare le vigilie delle partite durante la settimana e prima della gara, nel modo secondo me più giusto per mettere i propri calciatori nel miglior modo, preparare nel miglior modo possibile per fare la gara migliore possibile e ottenere il miglior risultato. Credo che questo ogni allenatore abbia i suoi metodi, i suoi modi di affrontare durante la settimana, che poi è lì che si prepara la gara. Più che altro parlavo, mister, più di trasferimento emotivo verso i propri calciatori, no? Perché chiaramente poi ogni allenatore ha il proprio carattere. Certo, solitamente l'allenatore cerca di diminuire le tensioni quando ci sono partite importanti come questa e magari di aumentarle quando incontri squadre che sulla carta sono magari più deboli. Solitamente questo è un classico, no, dell'allenatore, di tutti gli allenatori a tutti i livelli, ma poi ripeto, ognuno è se stesso. Questo è quello, in partite come questa onestamente non c'è bisogno di caricarla, anzi. Forse la serenità è l'arma che ti può dare una mano. Bene, il collega Antonio Strongo. Buonasera mister, quindi mi sembra di capire, in base alle risposte che ha dato poco,
poco fa che praticamente uno degli obiettivi, una delle indicazioni potrebbe essere quella di ovattare la squadra al fine di evitare che senta troppo la pressione. Quindi mi corregga se sbaglio e poi aggiungo un'altra considerazione. Passiamo dalla panchina al campo. Quali giocatori l'hanno maggiormente impressionata del Catanzaro e del Cosenza e quali ritiene possano essere decisivi? È normale che gli attaccanti Biasci e Mello del Catanzaro sono due giocatori veramente molto molto importanti. Cosenza la vedo più una squadra, l'ho vista qui a Genova con la Sampdoria, una squadra veramente completa, che più che singoli veramente gioca in un modo veramente molto spigliato. Gli altri anni vedevo un Cosenza che andava in difficoltà Ma ora ha quando gli fatto il derby avversari col Catanzaro. facevano qualcosa di particolare. Questo Cosenza invece va in difficoltà, ma all'attimo Ma dopo cerca nemmeno a di 14 dobbiamo mettere resistere. in No, difficoltà no, no. la squadra avversaria. Proprio gioca a viso aperto e dunque, ecco, da questo lato credo che verrà fuori veramente una partita di alto livello, come, ripeto, io sono stato lì degli anni e mancava un derby a questo livello, dove si giocano i playoff per la, diciamo, in Serie B. Sono molto contento che ci sia. Alberto Scerbo. Che cosa pensa che, cioè, può incidere questa partita sul proseguo del campionato? Oppure una delle tante partite, al di là del fatto che sia un derby, una delle tante partite che si affrontano, visto che ancora siamo nel girone di andata e alla 14ª giornata poi? Cioè, che tipo di effetto produrrà il derby, in positivo o in negativo? No, è una partita che non diciamo che è soprattutto per gli ambienti, cioè nel senso che un risultato farà un ambiente, porterà un ambiente in ebollizione, l'altro magari avrà un attimo così, una settimana diciamo meno soddisfacente, però per la classifica, per il campionato conta come le altre, e come sappiamo siamo lontanissimi dal rush finale, dunque ripeto, c'è due punti di differenza, sono due squadre candidate a fare un simile, secondo me, percorso. Ripeto, è partito meglio Catanzaro, ma i valori mi sembrano vicini e dunque, ripeto, mi auguro per tutta la Calabria che il percorso sia nelle prime 8 per tutte e due. Fabio Migliaccio. Buonasera mister Fabio Migliaccio. Allargo un po' il discorso perché abbiamo un po' sviscerato tutti gli aspetti che riguardano il derby di Catanzaro col Cosenza. La sensazione è che i valori in Serie B stanno venendo fuori, forse solo Spezia e Sampdoria sono un po' attardate, vero? Assolutamente. La Sampdoria si sta riprendendo, lo Spezia era una delle favorite, d'altronde sono uscite proprio questa settimana i budget delle squadre. E sulla carta il budget dice il valore di una squadra, poi ci mancherebbe, non vince il budget, ma difficilmente, tolte eccezioni, ci vanno molto lontano dalle posizioni di classifica. Spezia e Sampdoria sono attardate, soprattutto lo Spezia, veramente abbastanza incredibilmente. Ci sono squadre magari che hanno lavorato meglio, secondo me, dal punto di vista del mercato, anche degli allenatori, stanno lavorando meglio, e dunque che sono in posizioni migliori. Alla fine, tolto eccezioni, vedrete che nelle prime 8 posizioni ci saranno le squadre, diciamo, candidate a quelle posizioni, tolto, ripeto, eccezioni dove ci sono sempre tutti gli anni. Bene, allora volevi aggiungere qualche altra cosa, Fabio? Posso chiedere una cosa Prego, al Ministero Roselli? abbiamo C'è stato un, due minuti. sì, ma solo proprio veloce, c'è stata una serie di cambi di allenatore in Serie B. Secondo lei è un errore nella scelta iniziale dell'allenatore o è proprio un vizio italiano di cambiare l'allenatore quando le cose poi non funzionano bene, attribuendo all'allenatore solo le responsabilità? Noi allenatori sappiamo che se le cose non vanno bene siamo i primi a pagare. Qualche volta succede che danno pochissime possibilità, altre molte di più. Non è un vezzo italiano, oramai è un po' dappertutto. Noi allenatori non possiamo permetterci di fare un gran lungo periodo di pochi risultati. È normale che quando una squadra cambia dopo pochissimi risultati, vuol dire che non era convintissimo di quella scelta.
ultimamente in B magari un pochino meno, in C succede troppo spesso che vengano, diciamo, presi allenatori che sai già quasi in partenza che saranno cambiati. Questo è bruttissimo, perché secondo me l'allenatore ha bisogno veramente di tutte quelle considerazioni che deve avere un allenatore fino in fondo. I dirigenti lo devono aiutare, tutti lo devono aiutare. Se poi le cose non vanno bene, l'allenatore sa da solo che non è più adatto. Bene, mister, noi la ringraziamo di essere stato con noi questa sera, proprio alla vigilia del derby tra Catanzaro e Cosenza. Speriamo di, averla ancora da qui fino alla fine del campionato in qualche altra nostra trasmissione. Intanto la ringraziamo per aver cortesemente aderito al nostro invito. Buon proseguimento di serata. Grazie, mister. Grazie. Buonasera, buonasera. Mister Roselli, sempre impeccabile. Sì, sempre puntuale nelle disamine. Partecipa spesso alla nostra trasmissione, non si esime mai dal dare giudizi, ripeto, puntuali, ma sinceri, cosa che non è solita. Bene, in attesa di perfezionare il secondo collegamento, sempre in diretta Skype, con un nostro amico Agatino Cuttone, ex calciatore, ex tecnico del Catanzaro. Che cosa prova, Fabio, un ex calciatore, giovane, che ancora tu sei giovane, diciamo, hai smesso giovane di attaccare le scarpe classiche al chiodo, cosa si prova in questi derby? Quasi quasi vorresti scendere in campo ancora? Idealmente? Sì, 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 chiaramente. Senti, rivivi, se ci pensi, rivivi quelle sensazioni che hai vissuto da calciatore, e sono sensazioni bellissime, sensazioni che ti mancano, giustamente. Cerchi di immedesimarti un attimino in quello che può essere il giocatore simbolo in questo momento del Catanzaro, che è Pietro Immello, Catanzaro Soverace. Credo che per lui a livello emotivo sarà una settimana particolare, ma allo stesso tempo credo che abbia le spalle così larghe da prendersi la squadra in mano, perché credo che sia il giocatore di maggiore personalità, e quindi ci aspettiamo che lui influisca in questa partita e trascini i compagni a una prestazione importante. Senti, tu nella tua carriera, tra le varie serie professionistiche, hai giocato oltre 400 le tue presenze, hai segnato anche 2 gol. Questo l'hai già detto l'altra volta, Mario. Ma te li ricordo, perché l'altra volta non te li sei, ricordato. Questo, caro Mario, è il contrario. Ti ho rifatto la domanda, perché però Mario, non ti sei ricordato. Però Mario, ti do un elemento. Un giorno, una domenica, adesso facciamo un excursus, probabilmente i telespettatori non interessa, è come se fossimo al bar. Ho giocato una partita, Grosseto-Pistoiese, e perdemmo 1-0. E attaccammo tutto il secondo tempo nella metà campo del Grosseto e giocavamo la Pistoiese. Allenatore del Grosseto era un certo Esposito, che usciva dalla Primavera dell'Inter, un allenatore che all'epoca era molto quotato, e mi disse: non ho mai visto un giocatore così forte nelle transizioni negative. Poi è un gergo tecnico che oggi gli allenatori e detti lavori usano, per farti capire che probabilmente a Venezia, nella transizione negativa, io mi ci trovavo. Allora, su quest'assist cosa diciamo? Non si può non rispondere. No, facciamo, dopo un assist alla perfezione. Pre-derby evitiamo commenti. Io penso che i difensori debbano saper difendere, i portieri debbano saper parare e gli attaccanti segnare. Ogni forma di integralismo. Fiorenzuola e Pistoiese, comunque, scusa Fabio. No, vabbè. Ogni forma di integralismo, secondo me, in ogni campo, ma anche in piccolo nel mondo calcistico, va superato. Quindi a me piacciono i difensori come Fabio Di Sola. Su quest'assist che diciamo? No, siamo d'accordo. È quello che noi abbiamo detto nelle settimane precedenti. Cioè, si apprezza il gioco, si apprezza la capacità, la prestazione. Però il difensore deve saper fare anche il difensore, utilizzando tutti i mezzi che sono necessari e utili per poter frenare gli avversari. Il difensore, chiaramente, dopo il portiere, è sempre il ruolo più brutto. È perché chiaro. Fai un campionato, fai 29 partite spettacolari,
sbagli la trentesima, quella, si è ricordato a vita. Abbiamo un nostro conterraneo che poverino per anni è stato messo crocifisso perché secondo il popolo catanzarese, senza dire nome e cognome, non siamo andati, diciamo, in Serie A per colpa sua, per un fallo laterale. Giusto per puntualizzare il ruolo del difensore. Manca la tua opinione in merito. Tra le varie metodologie io ribadisco la necessità di fare FAP, cioè io non è l'unica pecca che in questo momento vedo al Catanzaro, cioè il bel gioco benissimo, però bisogna poi essere anche di sostanza, per cui fare fallo quando serve, fare fallo con un paio di falli in più, no, questo al di là della battuta. Il Catanzaro nelle ultime 3 sconfitte ha avuto nemmeno 5 ammoniti in tutte e 3 le partite, e le squadre contro le quali abbiamo giocato hanno superato le 15 ammonizioni. È un dato? Sì. Perfetto. Bene, dicevamo, ex calciatore ed ex tecnico del Catanzaro. Chi non ricorda una persona, oltre che un bravo giocatore, con un gran sinistro, un grande tecnico, ma soprattutto una persona, un amico, un grande amico, Agatino Cuttone, in diretta Skype. Buonasera, mister. Buonasera. Allora, 3 stagioni a Catanzaro, dal 2001 al 2002 e poi dal 2007 al 2008. E, diciamo, secondo mister Cuttone, che derby sarà quello di domenica? La stessa cosa che ho rivolto a Giorgio Roselli, che l'ha preceduto. E soprattutto il giudizio e le sue previsioni, mister. Ecco, ma al solito i derby comunque sono partite molto difficili da poter dare un giudizio iniziale. Secondo me, sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto organizzativo del gioco, il Catanzaro ha qualcosa in più rispetto a Cosenza. Però i derby praticamente non vale nulla di tutto questo, perché sono partite a sé, per cui il risultato rimane indecifrabile. Bene. Martino, buonasera, Fabio Di Sole. Sento lontanissimo. Agatino, buonasera, Fabio Di Sole. Oh Fabio, come stai? Ma ci hai sentiti prima? Parlavamo di ottimi difensori, di buoni difensori, Mario. A tal proposito, Agatino era un grandissimo difensore. Un grandissimo difensore. Come stai? Bene, grazie. Bene, bene. Bene, tu come stai? Bene, bene. Ma tu non hai mai vissuto l'aria di una partita del genere? Quando sei stato qua a Catanzaro, mai giocato delle partite del genere, dei derby, che adesso non ricordo? No. Derby non ha, forse con la Lamezia l'abbia fatto uno, se ben ricordo. Diciamo che uno, che giudizio si è fatto di questo Catanzaro, mister, dopo la strepitosa cavalcata della scorsa stagione conclusa con la promozione in Serie B? Ma comunque come prima annata, diciamo, in Serie B credo che si stia comportando molto molto bene, pensando e valutando soprattutto le squadre che ci sono, cioè Parma, Venezia, Palermo, Cremonese, insomma sono tutte squadre di un certo livello e molto navigate in categorie, per cui direi però che il Catanzaro sta facendo molto, molto bene, sta facendo per quello che riguarda questa stagione, per cui penso che alla fine possa anche entrare nella lotta playoff e valutare poi quello che viene fuori, perché quelle poi diventano tutte partite indecifrabili dove non si azzerano tutti i valori. Mister, un passo indietro, la promozione del Catanzaro, che certamente le ricorda la finale persa ai playoff contro il Sora. Purtroppo questo è un amaro ricordo dopo una stagione bellissima portata fino alla gara col Sora,
dopo lì c'è stato l'imponderabile, perché dopo il risultato positivo dell'andata e del ritorno sembrava cosa fatta, che nel calcio non è mai cosa scontata, per cui abbiamo avuto quella grandissima delusione e anche così un cammino da parte della mia carriera, magari con una promozione in una piazza dove sono stato molto bene, sono stato sia da giocatore che da allenatore. Fabio Migliaccio. Mister, buonasera. Fabio Migliaccio, lei lo diceva. Ciao Fabio. Ciao, buonasera mister. Allora ci diamo il tu, perché abbiamo qualche vicenda insieme di quell'anno, abbiamo trascorso qualche momento felice insieme. Ti volevo chiedere, tu che hai conosciuto anche la Serie A, perché la Serie B mantiene questo enorme fascino? Ma perché la Serie B, io ci ho giocato, sono stato a Cesena, e devo dire è un campionato indecifrabile, dove ci sono delle sorprese con delle squadre che magari non sono praticamente citate all'inizio per organico, per valore tecnico, però poi durante l'arco della stagione si trovano in delle posizioni importantissime del campionato di Serie B. È indecifrabile per questo, perché a parte le squadre di grande livello, quelle che possono essere il Parma, Palermo, Catanzaro, queste, c'è sempre poi una sorpresa. Però adesso quest'anno vediamo come si evolve la situazione, perché dai, anche il Venezia all'inizio non era una delle squadre un po' indicate, oppure il Como stesso non era una delle squadre citate per poter lottare. In questo momento qui sono squadre che hanno fatto veramente molto bene. Bene mister, noi ti ringraziamo per questa tua partecipazione a RTC Catanzaro Sport. E niente, ti auguriamo un buon proseguimento di serata e sempre grazie per aver accettato sempre con cortesia i nostri inviti. Buona serata a Gattino Cuttoni. Buonasera. Bene, allora. No, voglio fare una puntualizzazione, perché il nostro amico Massimo Plastico, che voi conoscete essere grande statistico, ricorda che Cuttone, l'allenatore del Catanzaro, ha fatto due derby col Castrovillari nella stagione 2000-2001, quella famosa del Zorro, quindi questo è un dato statistico importante di quell'anno che finì con una sconfitta, ma restò che è rimasta agli annali come comunque un anno veramente splendido del Catanzaro. Bene, noi andiamo avanti con la nostra scaletta, ora andiamo a completare le interviste realizzate dal collega Manuel Soluri sui tifosi, però questa volta focalizzate sul derby Catanzaro-Cosenza. Via col servizio. Senta, su questo derby che opinione ha? Insomma, sono due squadre che peraltro vengono attualmente premiate da una classifica buona, sia il Catanzaro che il Cosenza. Non è una classifica casuale e fortuita quella di entrambe, di conseguenza probabilmente possono arrivare fino alla fine. Sì, secondo me sono due squadre candidate, non dico ai primi posti, però per i play-off ce la possiamo giocare. Spero che sia un derby di pace, non i soliti derby, magari ci può stare anche lo spot-o, però finisce lì. Il Cosenza c'è, il Catanzaro pure, quindi per me vinco il migliore. Sarà una bella partita. Il Cosenza quest'anno ha fatto una squadra seria, di categoria. Noi siamo superiori, ma come organizzazione, come idea di gioco. Spero che ci vada bene, però una partita equilibrata sicuramente. Sul derby per me, dato che io sono un tipo contro nessuno, per me il Catanzaro un pareggio va bene col Cosenza, perché io non sono contro il Cosenza o contro la Regina, abbiamo rispetto verso tutti. Senti, due squadre che arrivano discretamente bene al derby, anche se il Catanzaro è reduce da tre sconfitte consecutive, due squadre che hanno due ottime classifiche, probabilmente non casualmente, non fortuitamente. Che percentuali dai ad entrambe di rimanere nelle zone alte? Io penso che il Cosenza quest'anno sia più forte degli anni passati. Il Catanzaro ci sta sorprendendo. Mi auguro che tutti e due facciamo un buon campionato. Sarà un bel derby. Speriamo che sia un bel derby. Opinione sul derby Catanzaro-Cosenza?
bellissimo per la città e per la regione. Erano diversi anni che non si incontravano le due squadre, ma tanti anni che non si incontravano in Serie B, quindi secondo me sarà veramente una partita spettacolare, non tanto per il gioco, non credo che lo sarà, ma per il contesto, per l'ambiente. Due squadre entrambe attrezzate, peraltro, per non è una posizione casuale quella di Catanzaro e Cosenza, due squadre che possono rimanere in quella posizione. Sì, possono rimanere in quella posizione e credo che tra le due il Catanzaro abbia qualcosa in più qualitativamente, e parlo di gioco. Non credo che le due squadre si temano più di tanto l'un l'altra, anzi ho la percezione che non vedono l'ora di affrontarsi. Sono due squadre allestite bene, il Cosenza non è quello dello scorso anno, è una squadra costruita bene con tante alternative in attacco, vedi Canotto, Forte, Tutino e via dicendo, Catanzaro idem, quindi sono due squadre tendenzialmente che si equivalgono. Cosa può fare la differenza? Ma io credo che la differenza sicuramente potrà e dovrà, questo almeno lo speriamo, farla l'ambiente, perché l'ambiente comunque sarà una carica in più, una spinta in più per portarsi comunque la vittoria a casa o quantomeno per fare bene. Il Cosenza quest'anno è una squadra completamente diversa rispetto a quella degli altri anni, degli scorsi anni, è una squadra più attrezzata, più qualitativa e... Per cui credo che comunque il Catanzaro dovrà affrontarla senza troppa pressione e sotto l'aspetto del gioco non dovrà comunque quantomeno troppo fissarsi su determinati concetti, che poi al derby comunque sicuramente si azzereranno i valori di entrambe le squadre, per cui sarà una partita di pathos, di cuore. Bene, diciamo Fabio che tutte... I tifosi intervistati da Manuel, diciamo, sono all'insegna... Sì, come è logico che sia, perché lo alla diceva vigilia del derby Fabio, importante. Immagino che lui da giocatore sa bene che se giocassi in una squadra neopromossa con 21 punti a questo momento del campionato, sarebbe certamente soddisfatto, quindi fanno bene i tifosi ad essere allora soddisfatti. Allora io direi di leggere 60 secondi solo, perché sì, abbiamo meno, già il collegamento... Chiede qualche telespettatore se Biasci giocherà, non lo possiamo dire, però Biasci in questo momento sta bene, ha passato un momento in cui non stava benissimo, per cui l'allenatore lo ha risparmiato. Un'altra richiesta è per, come dire, venire incontro, per superare qualcuna delle difficoltà di questi ultimi tempi, se pensiamo che possa passare mister Vivarini la difesa a 3. Ritengo di no, anche perché le cronache di questi giorni raccontano di un Catanzaro schierato con il consueto 4-4-2. Altri due messaggi ci chiedono, uno, come mai non ci sono giocatori in studio comunque collegati. Un altro telespettatore dice, è bene che i giocatori non vengano in trasmissione perché rimangono concentrati, però vorremmo vedere dei dirigenti in studio. Dirigenti in studio li abbiamo visti, c'è stato Magalini. No, rispondiamo sui a calciatori è una scelta della società, chiaramente, è una scelta dettata dalla società di mantenere i giocatori concentrati e quindi di non farli partecipare alla trasmissione neanche via Skype. No, di non farla partecipare a questa trasmissione o di non fare partecipare a nessuna trasmissione. No, due ritengo cose diverse. A nessuna trasmissione. In questo momento a Catanzaro c'è un'altra trasmissione web, è la nostra, e i calciatori non partecipano, quindi ritengo che sia una strategia societaria a livello locale poi. Benissimo, poi livello, vabbè, ci fermiamo qua. Allora, la voce storica del Cosenza, giornalista sportivo radio televisivo, e la sua carriera, dobbiamo dire, si intreccia alla perfezione con la storia del Cosenza Calcio, collaboratore e conduttore di diverse trasmissioni sportive con RTI. Abbiamo il piacere di avere questa sera, per parlare di questo derby, in particolare del Cosenza, il collega Giuseppe Milicchio. Buonasera Giuseppe. Buonasera, è un piacere per me essere con voi. Tu sei troppo buono, perché noi facciamo parte di quella categoria di giornalisti che hanno fatto un po' la storia, quindi le tue parole non fanno altro che riempirmi di gioia.
però ormai siamo arrivati a questo che è il nuovo calcio, che non è il calcio il mio e il tuo, e quindi vedi, dobbiamo confrontarci con le nuove dinamiche. Tu parlavi, dici, perché non arrivano i calciatori in studio, sono dinamiche societarie, ma è un po' un discorso diffuso, non succede a Catanzaro, ma del resto non succede neanche più a Cosenza. Cioè il rapporto diretto che avevamo noi in quegli anni bellissimi che furono, belli o brutti, turbolenti, come vogliamo dire, però era tutto un altro modo di vivere il calcio e di raccontarlo alla gente. Oggi non è più così. Comunque, prima di cominciare, ti ringrazio per l'invito. Grazie a te per aver accettato cortesemente l'invito. Allora, incominciamo. Fabio Migliaccio. Buonasera, sono Fabio Migliaccio, mi fa piacere, posso darti il tuo anche se sono più giovane di te, perché sei, come Fabio, diceva... Fabio Migliaccio, così come Alberto Scerbo e Antonio Strongo, sono giovani giornalisti. Non sono dai nostri tempi, perché noi siamo nati primi. Giuseppe. Siamo giovani come giornalisti, ma non siamo giovani come persone. Quindi siamo di quelli che abbiamo vissuto il calcio tuo, quello in cui ai calciatori si facevano delle domande. Io vedo delle immagini di repertorio dei vari Ciotti, uno tra tutti, in cui si facevano delle domande ai calciatori che adesso creerebbero dei silenzi stampa. Comunque, andando un po' a quello... Che il momento, purtroppo devo dire quello che dicevo prima, che forse è banale, riusciremo a vedere un derby che può essere una festa, cioè una bella partita in campo, sfottò e poi torniamo a casa, magari ecco, continuando a sfottere gli amici dell'altra sponda, perché siamo un po' stanchi di parlare di restrizioni, di trasferte limitate, di un calcio un po' che ci appartiene poco. Hai perfettamente ragione, con me sfondi una porta aperta. Io ti potrei raccontare un libro, no, di quello che è stato dall'84 in poi, quello che è stato il derby tra il Catanzaro e il Cosenza, e Cosenza e il Catanzaro. C'è stata molta stupidità, molta superficialità nel proporre in quegli anni quello che era un fenomeno sociale importante, quello che era il derby. E poi per un motivo così strano, così sciocco, così stupido, è diventato un momento di frizione, cioè dell'uno contro l'altro. Cioè ripercorrere tutto quello che è stato, chi ha cominciato e perché è successo, ormai è stucchevole. Sono cose che sono successe negli anni, se le vogliamo raccontare le raccontiamo pure, possiamo dire perché è cominciato e perché poi ci sono stati quei vari avvenimenti. Però la cosa più importante in questo momento, e lo dicevi tu, sono queste frizioni che vengono portate adesso avanti da queste restrizioni. Cioè questo era un derby da affrontare nel modo più bello, ma più pacifico, più voglioso, più gioioso, perché abbiamo due squadre finalmente in Serie B, perché il Cosenza è stato un abusivo negli ultimi anni in Serie B, perché bisogna essere onesti, cioè il Cosenza si è salvato una volta perché è stato ripescato, due volte perché ha vinto i play-out al 96esimo, eccetera, eccetera, con una gestione sparagnina dei conti e tutto quanto il resto. E il Catanzaro che poi alla fine invece riesce, dopo tanti sacrifici, ad arrivare in Serie B, due squadre che si trovano in Serie B e possono puntare a quello che è un discorso importante, che potrebbe essere anche un sogno, cioè giocarsi i play-off per andare in Serie A, che facciamo? Facciamo una restrizione di 750 posti perché non dobbiamo permettere ai tifosi di viaggiare, quindi creare delle frizioni. Questa è la cosa più stupida che si poteva fare in questo momento. Catanzaro-Cosenza doveva essere invece l'esaltazione di due città che nel loro modo di gestire il calcio erano finalmente riuscite ad avere un ruolo importante in Serie B.
Io penso che questo sia il momento veramente di mettere una pietra tombale su quello che è stato il discorso delle frizioni e che domenica possa essere veramente una gioia vedere questa partita con Vivarini e dalla parte che sta facendo benissimo, Caserta che sta cercando di quadrare il cerchio, con giocatori che finalmente sono di categoria, che affrontano la categoria. Allora ripartiamo da qui. Se vogliamo distruggere tutto non ci vuole nulla, basta semplicemente che ritorniamo, riavvolgiamo il nastro a 39 anni fa, ritorniamo all'84 e ricominciamo a fare quelle storielle che sono accadute. E quindi che facciamo? Poi facciamo che a Catanzaro qualcuno si comporta male, il Cosentino si comporta male, poi ci vediamo al derby di ritorno e poi alla fine entrambe le squadre perdono quello che è l'obiettivo, cioè quello della gioia di poter pensare a un futuro in Serie A. Bene, mi pare che hai detto tutto, hai detto non bene, benissimo. Noi ci uniamo e appoggiamo tutto quello che hai detto, perché poi è la verità. Però purtroppo dobbiamo anche parlare brevemente, abbiamo ancora qualche minuto, 2-3 minuti, purtroppo non di più, che dal punto di vista tecnico, che derby sarà, Giuseppe? Brutto. Io non mi immagino una partita bellissima, perché le tensioni ci sono, perché in ogni caso i tifosi del Catanzaro e tutti quanti stanno spingendo perché la squadra faccia una grande partita, perché c'è questa grande voglia di vincere il derby. Dall'altra parte il Cosenza ha anche le sue giuste pressioni, quindi non mi immagino una partita bellissima dal punto di vista spettacolare. Io penso che sia una partita bloccata, dove le due squadre cercheranno di vincere, ma cercheranno sicuramente di non perdere, perché in questo momento la classifica è bella per tutte e due le squadre, e chi perde in questo momento perde tanto, forse perde più se dovesse perdere il Catanzaro in casa, perché sarebbe la quarta sconfitta consecutiva, ma perderebbe anche il Cosenza, perché a quel punto si sgonfierebbero tante belle storie che magari i tifosi rossoblù si immaginano. È una partita che deve essere divisa un po' tra quello che sarà il discorso che faranno i due allenatori e le due squadre e quella che invece è la volontà dei tifosi. I tifosi se la vorrebbero godere con gli sfottò, con le robe bellissime che sono capitate negli anni, cioè il trenino e tutte quelle storie, però poi la realtà è che si va in campo. Io onestamente non mi immagino un derby spettacolare, me lo immagino come una partita molto tirata e forse anche un po' brutta. Bene, Giuseppe, noi ti ringraziamo per aver partecipato a questa nostra trasmissione RTC Catanzaro Sport speciale derby. Speriamo di sentirci in seguito magari per analizzare altre situazioni. E nel frattempo che chiudiamo col dire Catanzaro Cosenza all'insegna della sportività, che sia veramente un giorno di festa sul campo e sugli spalti. Poi diciamo vinca il migliore, come sempre accade. Ma assolutamente, guarda, io quando sono arrivato lì a Catanzaro ho sempre vissuto delle emozioni magiche, quando ero in curva o quando sono stato a fare il mio lavoro da giornalista, la radiocronaca dietro la curva dei tifosi del Catanzaro dall'appartamento dell'amico che mi ospitava, dalla tribuna o da tante altre cose. Catanzaro Cosenza per me rimane sempre una partita particolare e spero che sia veramente bellissima, al di là poi di quello che sarà il risultato, e raccontare una bella storia di calcio. Comunque Giuseppe Melicchio, buonasera, forse non mi riconosci, a fare il giornalista non si invecchia, perché sono passato 23 anni, sei sempre uguale, riesci a fare delle disamine sempre con molta molta imparzialità,
E c'è sempre quel pizzico di ostracismo, o meglio dire, sei sempre quello che voli basso al cospetto dei colori rosso-blu, ma è riconosciuto? Assolutamente sì. È Fabio Di Sole, è inutile. Assolutamente sì. Perfetto. Allora, noi ti ringraziamo ancora una volta, a risentirci. Grazie, Giuseppe Milicchio, voce storica del Cosenza. Buona serata, Giuseppe. Buon derby a tutti. Grazie, buonasera. Bene, allora, a questo punto io volevo sottoporvi tre cartelli proprio in questa parte finale della trasmissione. Finora siamo andati, Fabio, con un rispetto rigoroso della tabella di marcia. Sì. Allora non si becchia davvero a fare i giornalisti, No, Mario, non si. perché sei sempre perfetto. No, bisogna esserlo. Allora, cartello numero uno, se la regia può mandarci, è la presenza dei calciatori nell'undici iniziale nelle prime 13 giornate di campionato. Prego gli ospiti e i compagni di viaggio di guardare questo. Allora, 13 presenze, cioè mai un'assenza, Brighenti, Fulignati e Van de Putte. Poi 12 presenze Gionne e Scognamillo, 11 presenze Iemmello, 10 Biasci, 8 Veroli, 7 Sunas e Verna, 6 Katselis, Krajic e Situm, 4 Donnarumma e Pontisso, 3 Brignola insieme ad Oliveri, 2 Pompetti insieme a Stoppa. Ambrosino, D'Andrea, Miranda, Krastev e Sala non sono mai stati schierati dall'inizio. Un giudizio volante, Antonio. Guarda, Mario, a me salta all'occhio subito Verna. Verna, a mio avviso, è un giocatore indispensabile. Verna, ma no, Verna in sé, Verna in quanto incontrista. Tutte le sconfitte del Catanzaro, le quattro partite, sarà un caso, però non avevamo un incontrista di ruolo, per cui qualcuno a cui era demandato il compito di sopperire in fase difensiva delle caratteristiche di Verna. Bene, cartello secondo. Abbiamo invece qui le coppie d'attacco schierate in queste prime, inizialmente, quindi nell'undici iniziale, in queste prime 13 giornate. Allora, la coppia Biasci-Iemmello, 8 presenze. La coppia Biasci-Donnarumma, 2 presenze. La coppia Donnarumma-Iemmello, 2 presenze, così come la coppia Stoppa-Iemmello. Fabio Di Sole. Si evince chiaramente che l'attacco del Catanzaro oggi è Biasci e Mello, ma ti faccio pure una mia considerazione personale, sempre da tifoso del VAR. Credo che Biasci poi, se sta bene e va in campo, diventi fondamentale anche per Van de Putte, perché non avendo il Catanzaro un terzino sinistro che spinge, Bravo, è logico. quantomeno quando c'è Biasci che si tira fuori sul centro-sinistra, riesce a dialogare con Van de Putte, riesce a dargli la profondità e quindi Van de Putte riesce a trovare qualche soluzione in più. Diversamente, se non c'è Biasci in campo, il povero Van de Putte deve fare tutto da solo. Certo. Su queste coppie, Alberto. Sono d'accordo con Fabio. Cioè, la coppia Biasci e Mello è quella che ha dato più garanzie. Sono d'accordo anche sul fatto della presenza di Biasci. Molti dei tifosi, devo dire, che, e questo lo sento insomma allo stadio, ce l'hanno a morte con Biasci perché insomma sembra il calciatore, l'attaccante che non segna, che non fa quello che dovrebbe fare, eccetera. In realtà Biasci fa un lavoro sporco per conto veramente di due o tre compagni, perché ripiega, perché difende, perché attacca i difensori sin dall'inizio e perché crea gli spazi per Van de Putte, perché sennò altrimenti non si riesce a capire perché quando non c'è Iemmello, perché quando c'è Biasci, Van de Che cos'è? Putte, no, Van de Putte oltretutto gioca veramente in maniera molto, molto debole, molto, molto debole la sua presenza. E per chiudere il cartello numero 3, il Catanzaro ha fatto 20 gol, vediamo il capocannoniere Van de Putte, 5 reti, 3 reti Biasci, 2 reti ciascuna Donnarumma, Iemmello, Verna, 1 rete ciascuna Brignola, Ghionno, Pompetti e Sunas, 18 gol, più 2 autoreti con Spezia e Fiera Pisalo, arriviamo a quota 20. Fabio.
Sì, manca qualche gol di Iemmello, però è qualcuno di Biasci che dicevamo ultimamente non è stato benissimo. Condivido assolutamente quello che hanno detto Fabio e il professore Scerbo. Però il dato positivo è che segna chiunque col Catanzaro, così come avveniva l'anno scorso. È chiaro, l'anno scorso era tutta un'altra storia, però non leggo un dato negativo nel fatto che non ci sia un goleador nel Catanzaro, perché sappiamo come gioca Vivarini, in porta può arrivare chiunque, quindi non sono qui sicuramente i problemi della squadra. Pensiero finale di Alberto Ma il Scerba. pensiero finale va ad un derby che sia veramente all'insegna della sportività. Io una considerazione la voglio fare. Quando si esce fuori dalla Calabria, spesso quando si esce fuori dal meridione, ho vissuto un po' di anni anche al nord, in realtà non si ha la percezione delle differenze. Fuori il calabrese, che a volte è il meridionale, non si distingue neanche tra calabrese, siciliano, pugliese, figuriamoci tra catanzarese, cosentino, eccetera. Ecco, questo dovrebbe dare l'idea che è giusto che ci siano le differenze, però le cose che ci accomunano sono più di quelle che ci diversifica. Quindi viviamo il derby, ma viviamolo con passione, con amore, con affetto, ma nel pieno rispetto reciproco e dando un segno di grande civiltà a tutti quanti. Perché non dimentichiamoci che l'anno scorso, quando sono arrivati i profughi sulla costa di Crotone e Cutro hanno dato dimostrazione di civiltà al mondo e l'hanno data da calabresi, perché tutti noi siamo fatti così. E la stessa cosa sarebbe accaduta in ogni altra città della Calabria. Pensiero finale di Antonio Stromboli. Il professore Scerbo ha detto tutto. Io non posso fare altro che associarmi al professore Scerbo, confermare che se il cinema riapre io ovviamente compro il biglietto. E niente, a parte tutto, mi auguro sia una bellissima giornata di sport, sempre tenendo conto che si parla di una partita di calcio. Pensiero finale di Fabio Di Sove. Io guardo alla partita in quanto partita dove ci sono 3 punti e alla classifica, sono convinto che sarà un crocevia importante, sono altrettanto convinto che il Cosenza è più ostico del Palermo come squadra e come partita, ma sono altrettanto convinto che vincendo contro il Cosenza noi giocheremo per giocarci qualcosa di importante. Pensiero finale di Fabio Migliaccio. Ma dopo quello che ha detto il professore Scerbo, io devo necessariamente cambiare argomento, quindi mi associo solo a lui e poi cambio argomento perché non sarei all'altezza di aggiungere nulla. E quindi parlo come Fabio della gara. Godiamocela, perché è vero che è una partita importante, ma noi siamo in Serie B e come diceva Vivarini, in Serie B possiamo perdere le partite e ne perderemo tante altre. Quindi, indipendentemente da come andrà a finire, il cinema riapre, noi andiamo al cinema, poi sperando che il finale sia un bel finale. Bene, abbiamo così concluso anche questa 16ª lunga puntata della nuova stagione agonistica di RTC Catanzaro Sport, questa sera in particolare sul derby Catanzaro Cosenza. Vi ricordo le principali repliche, a partire da quelle di domani sul canale 78 di RTC Telecalabria alle ore 14:30 e alle ore 23. E vi ricordo anche che il programma può essere seguito in radio e sulle frequenze di 88 e 5 e 105 e 700. Bene, ringrazio Fabio Di Sole ed Antonio Strongoli, ospiti questa sera in studio. La prossima volta Grazie. diventano 3 i gol, la prossima volta che vengo. Perfetto. Allora, i miei compagni di viaggio, Alberto Scerbo e Fabio Migliaccio, grazie, buonasera, a risentirci, Buonanotte. arrivederci. Buonanotte. Ringrazio Manuel Soluri, il nostro direttore di produzione, estendendo i ringraziamenti a tutti voi, gentili telespettatori, che mi auguro anche questa sera siete stati numerosi, come al solito, all'ascolto di questo nostro programma, avete avuto la bontà di seguirci e ai quali diamo appuntamento, se Dio vorrà, a lunedì prossimo. Questa sera era l'eccezione del martedì, ma dalla prossima settimana riprenderemo i lunedì di RTC Catanzaro Sport. Quindi do appuntamento a tutti voi, ripeto, se Dio vorrà, lunedì prossimo alle ore 21 in diretta qui dallo studio di RTC Telecalabria. Bene, è proprio tutto. Una buona serata e soprattutto buon proseguimento con i programmi di RTC.